Di New York e in questo palazzo in teoria ci sarebbe la sede della ID Model, che è l'agenzia di modelle di Paolo Zampolli. Vediamo se esiste veramente o se è solo una targhetta sul citofono. Paolo Zampolli, ID Model, dice che sta arrivando. È lui? Quello che sta suonando è lui? A giudicare dalla macchina discreta potrebbe essere lui. Gli vado incontro alla classica macchina da città. Ciao Paolo! Come stai? Nice to meet you! Anche tu, fantastico! Scusa, sei in ritardo, ma eravamo l'ONU in un meeting, non riuscivo ad andare via. Ah, scusa, ho capito, un impegno qualunque, diciamo così. Senti, ma qui stavo vedendo che c'è la sede del... di cosa? ID Models, l'agenzia di modelli. È una delle tue piccole attività, diciamo così. No, il principale è immobiliare, real estate, comprare e vendere palazzi. Ma allora ci sei, posso toccarti? Andiamo a vedere la tua agenzia? Andiamo! Mentre Paolo è alle prese con i suoi important business, Selvaggia esplora l'agenzia. Oggi è giorno di casting. Andiamo a vedere un po' di real estate di sopra. Qual è l'ultimo palazzo che hai venduto? Quello di Green Street, ci dovrebbe essere ancora lì. Green Street, ci dovrebbe essere ancora sotto il mio nome. C'è scritto Paolo Zampolli. Quanto mi costa questo palazzo? 15 milioni, 14 milioni. Ah, vabbè, sbarrate. Questo è il modellino del nuovo palazzo di Donald Trump, è fantastico. Mi basterebbe già solo questo. È veramente grande per essere una camera di albergo, è quello che chiamano studio. Cioè, Donald non è che ti fa vedere la piantina, lui ti fa vedere la stanza. Abbiamo anche le piantine, però lui ti fa vedere la stanza. Siamo al famoso ristorante Cipriani, il ristorante in cui un'insalata costa $50. Paolo ci ha invitato ovviamente a pranzo qui e lui sostiene che a pranzo con lui ci saranno Lapo Elkan, la supermodel Fernanda Motta e chissà chi altro. Io non ci credo, secondo me è un po' un mitomane. Comunque andiamo a vedere. Ti ho presentato Fernanda? Fernanda Motta. Fernanda Motta, in persona. Quello che posso dire è un amico, dei tempi belli e dei tempi brutti. E poi ha un cugino, è una persona fedele, leale, è un entusiasta. Mio povero papà faceva i giocattoli, Albert giochi per giocare, ti ricordi? Dolce forno. Anche i bambini giocavano col dolce forno. È sempre stato l'American Dream per me. Da quando ero piccolo, quando viaggiavo, prendevo la macchina per tornare nella città, vedevo lo skyline di New York, e poi è cambiato dopo il 2001, però sempre mi dava i brividi, adoravo camminare in Fifth Avenue. New York è il centro del mondo, il centro del business. New York è dove succede tutto, cioè, comunque è una città a parte, New York è cruda e dura. Io vado in palestra. Ma tu vai in palestra? Certo. Aveva ragione Paolo, Lapo c'era, Fernanda Motta c'era. Forse che non è un mitomane, io sono una donna di poca fede. Però adesso sostiene che si andrà tutti insieme all'ONU. Ci devo credere? Vediamo. Senti, ma queste macchinette? Tutte macchinette? Il mio cugino non me l'ha regalato la Fiat perché mi va in giro in bicicletta. Ci mancherebbe. Andando verso Uptown, all'ONU, lavorando alle Nazioni Unite, la mattina bisogna parlare, quando si parla con delle persone, degli ambasciatori, bisogna avere la mente fresca per poter dare le risposte serie. Bisogna essere lucidi sull'ambiente. Siamo General Assembly. Riprendiamo le varie postazioni. Qui, in questa postazione, potrebbe sedere il nostro Paolo Zampolli. Andiamo a fare un giretto, ti facciamo vedere le altre poste. If you can see what it says, it's good.
siamo qua all'ONU, alle Delegate Lounge, dove oggi Lapo, mio cugino Lapo, viene nominato Special Ambassador di un ospedale in Israele. And together with Lapo, tonight we are going to launch a new initiative. Oggi è un gran bel momento, si parlerà di questo ospedale che è l'ospedale più importante che c'è in Medio Oriente. One doesn't need to be 50 or 60 or 70 to care for others. Wait. And that is my cousin. Lapo. Siamo ambassador Dean ha nominato Lapo ambasciatore, adesso possiamo andare a casa. Banchimone, qui ci mettiamo per lo zampone. Buonasera, ben arrivati. Presento Amanda Ugro, la mia fidanzata, il mio amore. Siamo a casa mia in Gramercy Park, New York. La mia famiglia colleziona arte. Qui a New York non ho tante cose. Ci sono dei De Chirico, molto belli. Hobby? Sì, uno ce l'ho, gli orologi. Andiamo a cena da Philippe, Philippe Chow, il ristorante più trendy di New York. Paolo, quali italiani, fammi i nomi però, vengono a New York e riescono a fare la bella vita a New York? È il private club di Giuseppe Cipriani, c'è sempre Roberto Cavalli, la Simona Ventura. Let's go! Stiamo andando al Rose Bar. Poi devo dirvi ciao pirati perché non vi fanno entrare. Penso che il Rose Bar è il locale nel Gramercy Park Hotel, il nuovo hotel più cool di New York, dove stanno tutte le persone del moda, da Frank Sozzani, ha sempre avuto la suite lì. Non so, io non ho mai avuto problemi per entrare nel locale. Mi ricordo quando avevo 13 anni andavo a Pasha Ibiza. Siamo di fronte al mitico Rosebud, ovvero il locale in cui è praticamente impossibile entrare se non si è molto cool, se non si è molto ricchi, se non si è delle celebrities. Paolo è già dentro, ora lo chiamiamo, vediamo se riesce a far entrare anche noi comuni mortali. Ciao, Fred. Tu riesci a far entrare? Certo, che tu puoi entrare. Allora, purtroppo il cameraman non lo fa entrare, qua sei camera off limit, anche le macchine fotografiche normali. Tu mi stai dicendo che riesci a farmi entrare qui dentro, anche in jeans così, molto casual? Amore, dai. Vediamo, vediamo. No, tu scusa, dopo. Ciao, ho realizzato il mio sogno americano. Addio Paolo, e riguardati. Ma Lapo è il cane a New York, che cosa ci faceva? Guarda che certo il mondo è piccolo, proprio piccolo. È piccolo, è piccolo. Senti, ma tu sei Marco Cocci? Sì. Quello che canta nei Malfunk? Sì, sì. Che fa il funky male? Diciamo. Che fai pure l'attore? Ci provo. Che avevi i capelli coi dread? Quei tagliati, via, via, tutto quello. Perché hai smesso di fumare? No, fumo ancora. Che brutta razza si guagliò, si cornuto proprio. Oh, vieni da me, abbracciami e fammi sentire che... Facile prendersela con i dip, eh? Invece sono persone generose che fanno beneficenza. Però fanno beneficenza alla supercazzola. Vi ricorderete tutti quanti il grandissimo Ugo Tognazzi quando interpretava il conte Mascetti in Amici miei, che faceva la supercazzola prematurata a destra. Per noi di pirati sono molti i VIP che si sono esposti e che hanno lanciato un appello. Ma a favore di chi? Di vittime che non esistono. Ma di che guerra? Di una guerra che non c'è. Bongo, 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 stare bene solo, gongo, non mi muovo, no, no. Un appello, per favore, per la situazione drammatica del Keaton Joy. Del? Lo conosci come paese? Sì, lo conosco, non ce l'ho mai stato però. Non posso dire soltanto delle banalità. Diciamo che comunque le guerre civili assolutamente non fanno bene. Poi faccio un appello affinché finisca questo genocidio da parte degli Ushu contro gli Ushuali. Una di queste guerre, questa che sta dilaniando l'Africa,